Ciao ragazze, buongiorno, eccomi qua, sono appena tornata dalla Sardegna, sono stata una settimana in vacanza e tra l'altro ieri sera, anzi ieri notte, ho caricato il vlog della vacanza che ho fatto in Sardegna e volevo anche approfittarne per farvi quindi un video haul di tutti gli acquisti che ho fatto appunto quando ero in Sardegna, perché di solito quando vado a trovare i miei genitori ne approfitto e vado in giro con mia mamma per negozi e insomma se vedo qualcosa di carino di solito lei è molto gentile e me lo compra. Iniziamo dall'abbigliamento, visto che appunto le cose sono proprio pochine. E ho preso questo top che trovo veramente molto carino. È corto e quindi un, come si dice adesso, un top crop top. Oh mio Dio, non so come si dice. Vabbè, me lo direte voi giù nei commenti. Insomma, sono quei top che praticamente a girocollo e rimane corto, non so se si riesce a vedere qualcosa, comunque rimane corto e con questa fantasia con i fiorellini molto primaverile, molto estiva e l'ho presa pensando di indossarla con quelle gonne lunghe che rimangono a vita alta per lasciare giusto un centimetro di pancia scoperta. Ho pagato pochissimo, l'ho pagata meno di 10 euro e sempre nello stesso negozio ho preso anche questi shorts. Super super carini, corti con questi dettagli in pizzo. Dietro sono così, molto carini. Li ho pensati quest'estate, cioè io li indosso sia per andare al mare ma anche per uscire. Certo, questi sono abbastanza corti, ma insomma, nelle giornate in cui c'è veramente tanto caldo, ci sono tipo 30-40 gradi. Finché insomma sono giovane, me ne frego e vado in giro anche con questi shorts. In un altro negozio, questo si chiama Nuna Lai, una cosa del genere, lo scriverò giù nell'info box perché vi giuro non mi ricordo il nome di quel negozio, comunque Nuna sono sicure, la seconda parte del nome non me la ricordo, ma troverete tutto giù nell'info box. Ho preso questa gonna lunga a vita alta, meravigliosa, che ho già visto in diversi vari negozi, quest'anno ho visto che va di moda, vanno di moda le righe. E avevo visto in diversi negozi le gonne appunto a righe a vita alta e ho preso questa gonna nera con le righe bianche che è lunga 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 e qua sotto anche degli, sì, insomma non si capisce niente, comunque ha gli spacchi laterali non troppo, insomma non troppo importanti, diciamo sono degli spacchi che arrivano sino praticamente al ginocchio. E questa mi piace veramente tanto, è in cotone e tra l'altro indossandola ha una buonissima vestibilità, quindi è molto aderente ma non segna neanche troppo, quindi mi è piaciuta veramente tanto. Questa mi sembra di averla pagata sui, non me lo ricordo, sui 30 euro credo, 30 euro però ne vale la pena perché ha veramente un bel tessuto, veste molto bene e tra l'altro io, a me questa piace utilizzarla a vita alta perché tra l'altro utilizzando la vita alta è proprio della mia lunghezza giusta. Volendo però si può benissimo usare anche a vita bassa, però magari in questo caso io dovrei accorciarla perché visto che non sono una stangona mi sarebbe un po' troppo lunga. Mettiamo via intanto questa gonna. Un altro acquisto, questo mi è piaciuto tantissimo, per questo ho speso un po' di più, però un vestitino è un regalo della mamma. È molto molto carino, molto estivo, perché è un vestitino in jeans, con queste spalline. Adesso ve lo faccio vedere bene. Rimane molto corto. Si capisce qualcosa? Spero di sì. Rimane corto, ma qua su sul corpetto rimane molto aderente e giù rimane più svasato, però non dà quell'effetto palloncino, quell'effetto gonna troppo svasata che magari mi fa sembrare più larghe. Rimane svasato ma al punto giusto e soprattutto mi piace tanto il corpetto che ha questi dettagli in pizzo, color panna ocra e dietro è fatto così in questo modo. Questo l'abbiamo pagato 70 euro e l'ho comprato in un negozio di ristoro che si chiama Lei 20, che però vende solamente abbigliamento di Sylvian H, H-E-A, non mi ricordo, vi giuro, anche qua non me lo ricordo.
scriverò tutto giù nell'info box. Sarò sicuramente d'estate, magari con l'abbronzatura, e penso si possa indossare sia con un semplicissimo infradito, sia con magari anche sandalo col tacco alto per renderlo un po' più elegante, visto che comunque in jeans, ma l'ho immaginato soprattutto con l'altro mio acquisto che adoro veramente, le ho già utilizzate e le sto adorando, ossia, eccole qua, le coque sportif. Mi sono presa le coque sportif e tra l'altro, ma secondo me questo abbinamento ci sta, veramente ci sta. Ero indecisa perché non sapevo se prendere le coque sportif, anzi all'inizio volevo le Converse, le volevo comunque bianche, ero orientata sul bianco oppure sul rosso, però alla fine ho deciso per l'estate il bianco, insomma mi piace un po' di più, no? È molto, dà molta luce. E ho provato le Converse, ma io ce le ho già di altri colori, ce le avevo blu, ce le ho grigie, per carità anche bianche mi piacciono le Converse, restano sempre le Converse, però poi ho visto anche le coque sportif, ho detto aspetta che le provo, e tra l'altro costavano anche 20 euro in me 30 euro in meno, perché queste le ho pagate 49 euro, e veramente mi sono piaciute tantissimo, cioè le ho provate, mi piace molto come stanno proprio nel piede, tra l'altro ci sono peli di gatto che volano, ma vabbè, non fateci caso, non so se si vedano. E mi piace molto come vestono, mi piace molto come mi fanno il piede, e cioè queste le trovo fantastiche, con gli shorts, con i vestitini, con le gonne lunghe, sono veramente secondo me delle scarpe passe-partout, sono molto felice di averle prese, l'unico problema voglio vedere quanto resteranno bianche, ma lasciamo perdere. Questo è lo shopping dell'abbigliamento, ora passiamo alle cose che preferisco di più, ossia allo shopping make-up-oso. Mi sono comprata una maschera che in realtà l'ho comprata per fare in Sardegna, ma alla fine tra una roba e l'altra non l'ho fatta, quindi non l'ho ancora provata. E si tratta di questa maschera, sono tipo quelle maschere in cotone, tipo le maschere di Sephora che vanno tanto di moda adesso. Io non l'ho presa perché va di moda, ma io l'ho presa perché sono pigra. E il fatto di dover sciacquarmi il viso, stendere la maschera, aspettare che si pietrifichi e tutto quanto, alla fine non le faccio. Invece questa la prendi, te la spiaccichi in faccia, va in giro per 10 minuti, sperando che non ti veda nessuno perché sembri un fantasma, però è molto comoda e ti lascia la pelle soprattutto idratata. Io in realtà ho provato solo quelle di Sephora, non di altre marche, quindi non vi so dire. Questa è della Fria. E c'è scritto maschera idratante nutriente perché volevo proprio una maschera idratante. Trattamento in 10 minuti, contiene acido ialuronico, vitamina E, azione specifica, levigante, antiradicali liberi. E, insomma, la proverò e vi farò sapere. Poi passiamo proprio ai prodotti di make-up. Ho preso una BB cream, ho voluto provare la BB cream della Physician Formula, o come cavolo si dice, comunque l'avete capito, vi scriverò tutti i nomi giù nell'info box. E si tratta della Super BB Cream. Ho tanto sentito parlare di questa marca, adesso è arrivata anche a Trieste e non ho mai comprato niente. Comunque è una marca naturale, però ho visto anche che ha dei prodotti un po' caretti. La BB Cream mi incuriosiva perché appunto adesso che sta arrivando l'estate con un po' più di caldo, preferisco non mettere un fondo tinta troppo coprente sulla mia pelle, ma magari utilizzare una BB Cream. Innanzitutto ha un SPF di 30, che è un'ottima cosa, soprattutto per la mia pelle sensibile. Hanno tre colorazioni, una chiarissima, una media, che è quella che ho preso io, che si chiama chiara media, proprio light medium, e una più scura. L'ho già utilizzata, ce l'ho addosso proprio in questo momento, l'ho messa stamattina, e quindi no, insomma non vi posso dire niente perché ce l'ho su da un paio d'ore. È un po' aranciata, però devo dire la verità, si fonda abbastanza bene sulla mia pelle nonostante io abbia un sottotono rosato. Poi comunque se prenderò un po' di sole con l'abbronzatura la mia pelle si farà un po' più dorata rispetto che rosata, quindi credo possa andare bene. Però vi voglio fare una recensione più dettagliata perché ho visto che questi prodotti pian piano stanno prendendo della Physician, stanno prendendo mano, stanno spopolando, e quindi vi vorrò far sapere la mia opinione, soprattutto se vi interessa. Oltre a questo, avete presente che di solito in aeroporto vi fanno mettere i cosmetici nei sacchetti trasparenti? Ecco, io a casa non ho un sacchetto trasparente. E ho preso il sacchetto gelo della Cookie, cioè veramente da ridere, per fortuna non me l'hanno fatto tirare fuori dalla valigia perché è una vergogna. Comunque, ho preso il mascara della Max Factor, il oddio, Masterpiece Transform. Ne ho sentito parlare benissimo da praticamente tutte le youtuber
Lo sto utilizzando da circa un paio di giorni. Questo l'ho pagato, c'era uno sconto invece di pagarlo 15 euro, l'ho pagato 11 euro, una cosa del genere. Questo mascara che ha lo scovolino, diciamo, al contrario degli altri, infatti la punta, no, forse è meglio così, la punta è più grossa rispetto appunto alla parte iniziale dello scovolino. È in silicone, io sono una che odia gli scovolini in silicone, ho voluto dare un'altra possibilità a uno scovolino in silicone proprio perché tutte ne parlano bene. Devo essere sincera, lo sto testando, non mi ha fatto dire un wow. Questo ha una texture molto liquida, voglio aspettare che magari col tempo si secchi un po' e quindi magari vi farò anche una review, una recensione, vi farò vedere il risultato sulle ciglia e insomma non mi voglio esprimere ancora. Già ve l'ho detto anche nel video vlog, a Trieste hanno tolto la Debbie e hanno messo la Wet n Wild. Per carità, sono contenta per la Wet n Wild, però perché mi tolgono la Debbie? E l'hanno tolta soprattutto dopo che io avevo deciso di comprare, dopo aver visto milioni di recensioni, dopo che Mr. Daniel Makeup, che io adoro, l'ha inserita tra le sue ciprie economiche preferite, ossia la cipria della Debbie, la Powder Experience Matte and Fixed Powder with Mineral Ingredients. È la cipria solita, traslucida, trasparente, cioè è bianca, ma in realtà risulta sulla pelle trasparente, basta ovvio non applicarne un quintale. L'ho pagata, non lo so, forse sui 6 euro, 6, guarda, al massimo 7 euro al massimo. Non l'ho ancora utilizzata perché appunto mettendo la BB cream non metto sopra la cipria, quindi non vi so dire nulla, vi farò sapere più avanti. Mi sono presa due cream eyeshadow Vamp Pupa, non avevo mai neanche uno, ne ho sentito parlare bene, c'è neanche mia mamma, mi sono truccata e mi piacevano tantissimo e quindi ho deciso di prenderne due, uno un po' più chiaro, uno più scuro. Allora, quello più chiaro è il colore, oddio, ho tolto la linguetta e non c'è scritto, vabbè, comunque è un rosa champagne. E questo qua l'ho utilizzato solo una volta ed ha veramente questo effetto molto bello, molto naturale sulla palpebra, però allo stesso tempo metallico. Secondo me anche questo con una riga d'eyeliner è fantastico. Vediamo se si capisce qualcosa dallo swatch che ho fatto. Sì, magari devo mettere la mano al contrario, ma no, non è che si capisca molto. Comunque è molto bello, molto delicato, ma allo stesso tempo scrivente. Mi è piaciuto tantissimo, peccato non ci sia scritto il numero. Mentre il secondo colore mi ha attirato perché è molto più particolare. Ah, qua ce l'ho il numero ed è il numero 600 ed è questo. Questo non l'ho ancora provato, infatti è integro. E il numero 600 è questa sorta. Non lo so, ha talmente tanti colori all'interno che non saprei descriverlo perché sembra un grigio. Un tortora, però secondo me ha tipo dei riflessi violacei, bellissimo. Farò vedere lo swatch. Questo non l'ho ancora provato. Comunque, eccolo, molto metallizzato, molto scrivente, bellissimo. Lo utilizzerò magari in un tutorial o in un Get Ready With Me. Questo mi ispira parecchio. E infine, ragazze, eccoci arrivati agli ultimi prodotti. Gli ultimi prodotti di cui vi parlo, in realtà non li ho acquistati in un negozio, sono semplicemente prodotti di mia mamma. Perché io ho la fortuna di avere una mamma che adora truccarsi, che si trucca. Molto probabilmente ho preso questa mia passione da lei. Quindi, oltre ad essere la casa piena di trucchi, ogni volta che io vado in Sardegna, lei di solito mi dà magari qualche trucco che o magari mi colpisce, mi piace, oppure magari che lei non utilizza tantissimo e quindi li regala a me. Sono molto fortunata. E quindi mi ha regalato il rossetto che sto indossando sulle labbra, che ormai ce l'ho su da un paio d'ore, da 2 ore, quindi è svanito. Sono i nuovi rossetti della Deborah Milano, il Red Shine, questo è il numero 12, è il numero più scuro se non sbaglio della gamma ed è questo bellissimo color. Allora, qua sembra più un color, un viola scuro intenso, in realtà avendo un effetto molto lucido, molto traslucido, in realtà sulle labbra è una sorta di malva scuro. Molto bello, molto idratante, l'ho già utilizzato un paio di volte, compreso oggi, mi piace parecchio e credo che all'interno contengano anche olio di argan, quindi idratano molto le labbra, insomma, mi sta piacendo. Poi mi ha regalato un rossetto della Eufydra,
Io non ho mai comprato nulla di questa marca, soprattutto non ho mai comprato i cosmetici. Lei si è presa questo rossetto, che però a me piace tantissimo il colore, perché è un rosa molto intenso, quasi fucsia. Su di lei dice che il colore sbatte un pochino, quindi l'ha regalato anche a me. Non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire, però swatchandolo, anzi magari faccio uno swatch qua. Sembra un po' duretto, però dovrei vederlo sulle labbra. Eccolo. Sembra molto carino. Poi mi ha regalato, fantastico, questo smalto. Vi ho postato anche una foto su Instagram, l'avevo messo sulle unghie, no, non è questo ovviamente, adesso ne ho un altro. Ed è il Lasting Color Gel, ovviamente della Pupa, smalto effetto vetro. E questo è il numero 107, questo lilla pastello molto primaverile, bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Tra l'altro l'ho steso senza top coat. Mi è durato un 3-4 giorni senza scheggiarsi, quindi mi è piaciuto parecchio. Niente ragazze, questi sono tutti gli acquisti o tutti i regali che ho ricevuto quando ero in Sardegna. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione. Buona giornata ragazze!